Ma non le persone elette dalle persone che fanno un lavoro. Ma io non mi metto sullo stesso piano. Io personalmente, sei eletto a rappresentare il popolo. Non mi metto sullo stesso piano, tant'è che la mia privacy non esiste. Sei pagato se volete da sapere. Noi. E questo ti sto dicendo, lo vuoi far dire o no? Ti sto dicendo che non ho nessun problema personale di privacy, ma fare le foto dentro la casa dove vive la mia famiglia è ingiusto. Avere una capacità di individuare mio figlio dove va a scuola, cosa accaduta nel corso degli ultimi giorni, è una cosa sbagliata. Certo, questo perché evidentemente c'è qualcuno che potrebbe, diciamo così, per fare un torto a me, fare un torto a lui. Quindi gli attacchi alla casa dei Formilli in ogni caso fanno schifo, non si fa colpo su colpo. Ma questo l'abbiamo detto dal primo momento, e Renzi ha detto che era una porcheria. Io aspetterei. No, Renzi ha detto che era una porcheria, ma intanto l'ha pubblicato il post. Non ha pubblicato il post. Di che cosa ha pubblicato? Ma non è vero che ha pubblicato. Renzi ha pubblicato il post. Beh, se ascolti cosa racconta Formigli. No, non ha pubblicato il post. Ha condiviso il post di una persona che criticava la casa di Formigli indicando dove stava. Che non no, era indicando stato reso... dove sta. Vabbè. Allora, dopo possiamo andare a controllare. No, controlla. Allora, la questione... Controlliamo, perché tanto c'è una redazione eccellente qui. Allora, il punto fondamentale è, prima di tutto, avere un limite sulla privacy. Che, ripeto, non riguarda le persone pubbliche. Riguarda la sfera familiare di queste persone pubbliche. Quindi anche la mia, diciamo così, e di chiunque altro sia impegnato in politica, anche quella del mio amico Nicola, eccetera. La seconda è che non esiste l'equiparazione che ha fatto Formigli tra una direzione organizzata che addirittura si autodefinisce la bestia e che ha utilizzato la manganellata elettronica per fare battaglia politica con quello che alcuni scappati di casa, alcuni imbecilli hanno fatto e che noi abbiamo condannato immediatamente. Vorrei capire quando Salvini, piuttosto che altri esponenti di quell'area politica lì, se la sono presa con i loro follower. Nessuno, mai. Io penso che sia mai accaduto. Allora. Ma c'è differenza, no? Detto che la politica, il finanziamento alla politica deve essere completamente trasparente, che torni ad essere pubblico, che sia privato. Ci sono fior di esempi in tutti i paesi del mondo, no? Andiamo a vedere come fanno gli altri paesi. Non sarà difficile. Mettiamo una task force a studiare come si può fare un finanziamento pubblico trasparente, cercando come fanno i migliori nel mondo e poi facciamolo anche noi uguale. È chiaro che chi dà i soldi alla politica deve essere tracciabile, questo è evidente. È altrettanto chiaro, perché lo sappiamo e viviamo in questo paese, io lo so per esperienza personale, che spesso le fondazioni servono a nascondere qualcosa. Cioè le fondazioni si fanno, se tu vai dall'avvocato perché hai qualche problema, la prima cosa che ti dice è fai un trust o fai una fondazione, è vero o non è vero? Quindi le fondazioni servono a mettere dentro delle scatole, in questo senso dico, questa è una cosa che so, della fondazione Open non parlo perché non so, però so che nel caso che io ho vissuto personalmente una fondazione ha nascosto una proprietà, il danno è stato pagato da persone fisiche. Quello che dico, la differenza che c'è fra un rappresentante del popolo e una persona che fa la libera professione, per esempio te, nessuno potrebbe venire da te, Mirta, e dirti fammi vedere come hai comprato la tua casa, perché è questa sì la tua privacy, fai un lavoro privato, sei una libera professionista, prendi i prestiti da chi vuoi. Ma se tu sei un esponente, un servitore dello Stato, certo, con senso dello Stato, eletto dal popolo, il tuo comportamento deve essere esemplare, perché sei stato rappresentato, sei stato nominato da me, perché succede là? Scusami, anche per me è molto difficile parlare. Cioè, ti paghiamo noi, questo voglio dire.